con Giuseppe Marin dell'impresa di servizi Linda di Conegliano, abbiamo spesso affrontato i temi del patrimonio culturale e ci siamo detti sempre che sarebbe il vero petrolio dell'economia italiana. E siamo a Conegliano e so che tu hai qualcosa da dire a proposito. Sebbene Conegliano è sempre stata una città che alla cultura ha tenuto pochissimo, basti pensare che primissimi anni del 1600 è morto un personaggio importante di Conegliano e ha lasciato in eredità alla città la biblioteca. Naturalmente i primi del 1600 era piena di incunaboli e di cinquecentine. Ma non solo, ha lasciato in eredità una campagna in modo che con i frutti della campagna si potesse mantenere la biblioteca. Non è rimasto niente, neanche ricordo. Per fortuna è rimasto un bel archivio, perché durante la guerra di invasione degli austriaci nel 1917 un bravo prete, Don Botteon, che è sempre ricordato come gran brava persona, li ha murati e nascosti, e quello ancora rimane. Ma per quanto riguarda sul mantenimento del patrimonio artistico, basti pensare che all'inizio del 1900 la cinta muraria di Conegliano era ancora visibile, oggi proprio si vede ben poco. E quindi, come penso anche nel resto d'Italia, purtroppo si vede, vengono abbandonati, non curati, curati poco questi giacimenti culturali che potrebbero veramente far vivere l'Italia, portare turisti, portarli in giro. Io dico sempre, noi siamo vicini a Jesolo, Caule, eccetera, no? Durante l'estate ci sono delle giornate brutte in cui i turisti non sanno cosa fare. Organizzare dei pullman e portarli in giro per le varie città, sia per quello che c'è di cultura, eccetera, ma anche per la cultura enogastronomica, quello è importante, portarli a fare assaggi, così magari comprano anche qualcosa, o sanno che ormai oggi c'è le compri attraverso, che si può comprare attraverso l'e-commerce, no? Quindi poi resterebbe nella loro mente che si può comprare e acquistare quello che hanno sentito che è buono, eccetera. Vedo che non si fa niente, e sì che a Jesolo ci sono nelle spiagge venete, sono milioni di persone che passano per qua e che il giorno di pioggia non sanno cosa fare. Se ci fosse un po' più di intelligenza, penso che si potrebbe veramente, senza tante spese, anzi senza spese, perché poi lo pagherebbero loro il viaggio e i consumi, eccetera, si potrebbe veramente dare un slancio a questa economia che in questo momento è veramente sofferente. Laura Panizzutti, consulente finanziario di Conegliano. Laura, noi tradizionalmente dedichiamo sempre i mesi di novembre e dicembre a fare un po' il punto della situazione. Come è andato l'anno? Allora, guarda, l'anno... buongiorno a tutti intanto, il saluto doveroso. Allora, direi che l'anno è andato davvero molto bene. Perché questo? Nonostante quelle che sono le incertezze del nostro paese, che interessano il nostro paese, sia a livello politico, lo sappiamo, che in altri contesti, si è capito che il risparmiatore, il cittadino, insomma, la sua propensione al risparmio è sempre molto viva, molto forte. Quindi, nonostante i momenti di difficoltà, proprio perché c'è un'incertezza che riguarda molti settori, il cittadino è portato maggiormente a risparmiare e quindi a spendere anche meno. Di conseguenza il risparmio aumenta e quindi c'è più lavoro per chi dà consulenza nel settore del risparmio, nel settore finanziario e nel settore anche assicurativo, oltre che patrimoniale in generale. Quindi questo ti dico che è andato bene in questo senso. Tu non sei mai stata una venditrice di polizze preconfezionate, diciamo così, no? No, direi di no. Ecco, no, lo dico proprio per far capire. Grazie. Un messaggio chiaro. Cosa vuol dire personalizzazione delle proposte per i tuoi clienti? Allora, hai toccato un tema molto importante che riguarda proprio, che viene sentito sempre di più e maggiormente dal nostro cliente. Io credo che un buon consulente patrimoniale, assicurativo e finanziario
debba, attraverso la raccolta del risparmio, non limitarsi semplicemente ad allocare il denaro preferendo un fondo piuttosto di un altro o puntando su un titolo piuttosto di un altro, ma deve davvero, attraverso delle strategie intelligenti, aiutare il cliente a raggiungere i suoi obiettivi e a realizzare i suoi progetti. Per fare questo deve anche garantirgli la protezione, e quindi qui parliamo del ramo assicurativo, la sicurezza. Infatti, attraverso, cioè, io posso avere degli obiettivi, ma se non proteggo con un atto forte di responsabilità me stesso e anche la mia famiglia e i miei cari, questi progetti non li posso raggiungere. Quindi dal mio punto di vista, oggi come oggi, acquista maggior valore la figura del consulente patrimoniale, finanziario, globale, esatto, perché ha tre compiti fondamentali: proteggere il risparmiatore e le sue risorse attraverso le coperture assicurative, aumentare le risorse del risparmiatore, quindi aiutarlo a risparmiare per la realizzazione dei suoi progetti, ed anche rendere alla fine efficienti queste risorse e quindi nel tempo creare anche valore. Quindi diciamo che la protezione, il ramo assicurativo è fondamentale per la riuscita, è complementare assolutamente, e oggi viene sentito maggiormente perché c'è comunque un mercato diverso, c'è anche un aumento demografico. Oggi gli over 65 hanno superato per la prima volta gli under 30, quindi c'è meno forza lavoro, c'è una popolazione di persone anziane, di vecchi, di conseguenza si vive anche di più. Poi bisogna vedere, appunto, vivendo di più, come si vive, da qui l'importanza delle coperture assicurative, delle polizze. Dal tuo particolare punto di vista, poi segue anche il mercato immobiliare con i mutui. Com'è la situazione reale? Allora, la situazione reale è che, fermo restando che oggi come oggi, se tu hai... Allora, il mio lavoro è anche quello di fare educazione finanziaria, quindi io oggi come oggi acquisisco i figli dei miei clienti e li aiuto a crearsi, a crescere e a costruire un risparmio. È fondamentale proprio per poter poi acquistare anche la casa una volta che finiscono nel loro ciclo di vita, finiscono l'età dello studio, si approcciano al lavoro, poi c'è il matrimonio, la nascita dei figli. È importantissimo aiutarli a risparmiare. Questo crea già uno zoccolo duro delle basi perché un giovane oggi possa approcciarsi anche alla richiesta di un mutuo. Tutto mi pare che sia un periodo favorevolissimo contro le mutui. Sì, questo è un periodo favorevolissimo non solo per chi ha già una buona riserva per potersi permettere l'acquisto di una casa, ma anche perché i mutui costano poco. Il costo del denaro è davvero ai minimi storici ed è davvero basso. Di conseguenza diventa mantenere, avendole, le riserve di denaro da parte e farsi finanziare da un istituto senza ombra di dubbio. Come intende volare Laura Palizzotti nei prossimi anni? Ah, volare. Qual è il progetto? Allora, io credo che nella mia attività, più che un progetto puramente lavorativo e quindi un obiettivo, quello che può essere un obiettivo personale di lavoro, diciamo così, io ho dei progetti miei personali, nel senso che cioè credo che se non hai un obiettivo tuo personale non puoi neanche riuscire bene in quello che è il tuo lavoro. Di progetti ne ho tanti, sicuramente continuare nella crescita anche della mia attività ed anche di comunque realizzare dei, come posso dire, la crescita sì dell'attività, chiedo scusa, ed anche di continuare ad avere la consapevolezza di essere utile ed importante alle persone che si rivolgono a me. Per me è la cosa di professionalità e psicologia di relazione. Di relazione, perché sai,
sei consapevole del ruolo sociale che hai, dell'importanza che rivesti per il tuo cliente, perché lo accompagni da qui fino a quando smetterà di lavorare, continuerà la sua vita da pensionato, eccetera. Nel frattempo arrivano i figli, i matrimoni, i nipoti e quant'altro. C'è l'età giusta per essere ponte tra le mine e gli altri? Sì, sono in una fascia, che prendo tutto privilegiata in questo senso. No, è importante, perché il capitale umano è il capitale più importante. Il proteggere genitori, figli, nonni, al di là del bene patrimoniale che una persona ha, aiutare il tuo cliente nel raggiungimento dei suoi progetti e in tutta dei suoi progetti, anche di tutti i progetti della famiglia, secondo me è il massimo della gratificazione. Insomma, l'essere proprio nei miei progetti c'è proprio questo: essere importante e utile soprattutto a chi ha bisogno. È bello perché parli in maniera molto chiara, non in maniera tecnicistica. Grazie. No, non serve. Infatti, per farsi comprendere. La competenza e l'aspetto tecnico lo devi avere certo. Tu, perché devi dare delle soluzioni e le devi conoscere. Comunque, ma poi col cliente... C'è sempre il sacro fuoco della passione per questo mestiere. Passione e dedizione, secondo me, pagano sempre. Ti ringraziamo per l'intervista. Grazie a voi. Al prossimo. Grazie.